Running. Sorry. Ah. Mi fai provare audio? Vuoi dire 1, 2, 3? 1, 2, 3, 5, 7, 29. Ok. Pronti? Sente bene? Sì. Perché produci dei film? Produco dei film perché mi piace, è bello, mi sembra una cosa interessante, stimolante, un bellissimo lavoro. Quando vengono bene sei molto contento, quando vanno bene sei ancora più contento e migliori anche tu, la tua qualità della vita. E questo mi sembra una buona motivazione. Ho iniziato quasi per caso, però adesso ne abbiamo fatti quasi 12 e mi sembra che forse sarà il lavoro della mia vita, credo. Guarda, io sono dei produttori che fanno questo mestiere per fare, come dire, del business. Io credo di fare questo mestiere, dico, prima perché è un bellissimo lavoro, proprio farlo è fantastico. E poi ti rimane attaccato, insomma, quando vai al cinema e lo vedi è bello. Io oggi, proprio, ho visto che hanno rimontato a Milano un film che ho fatto quest'autunno, si chiama In barca vela contromano. Ho visto il piccolo Flano, ho avuto un'emozione. Stasera va in onda su Rete4 Porto Escondido che ho fatto io. Qua passo un film che ho fatto io, sono contento, è bello. C'è una parte anche di piccola soddisfazione, megalomaniaca. E la più grande soddisfazione in questo film che accade, qual è stata? Che il film è venuto molto bene, che ho avuto delle critiche bellissime su Variety, sull'internazionale, sia su Variety che su Screen International. Abbiamo fatto una proiezione la settimana scorsa a New York per le compagnie americane e sono molto interessate a comprarlo e moltissime anche a fare un remake. Perché in effetti io sono convinto che ci sia dentro il film almeno mezz'ora veramente originale, poi le storie un po' somigliano tutte, però mezz'ora veramente originale c'è, quindi questo onore al merito a Davide, a Diego, a Silvio che hanno collaborato alla sceneggiatura. Per il pubblico, il lavoro di produttore, può definire in poche parole? Ma sai, io sono figlio di contadini e credo che il lavoro del produttore assomiglia un po' a quello del contadino, cioè deve preparare il terreno, mettere giù il seme, innaffiare le piante, aspettare che cresca, sperare che frutto sia buono e che venga poi venduto, quindi è un lavoro molto molto creativo secondo me. Quando io mi ricordo quando ero piccolo che i frutti erano maturi, veniva la grandine, era uno dei momenti più brutti della famiglia, quando invece i frutti erano belli, si vendevano, poi era l'anno in cui, insomma, magari veniva l'anno in cui le mele nostre erano molto ricercate, quei meccanismi anche strani, perché poi appunto uno adesso siamo in Europa, io mi ricordo un periodo che certe mele le buttavano via per poter tenere alto il prezzo, uno magari produce qualcosa che pensa che il pubblico voglia, invece magari non vuole. Intanto capita invece che tu fai una cosa che proprio esattamente la gente desidera quello, e quello è un momento meraviglioso, sia per le pere, le mele che per i film. Abbiamo chiesto a Silvano, per Davide, le fa lei brevemente la a Silvio, a Silvio, 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 Silvio Orlando. Davide, la storia del film che avete fatto. Sì. Perché tutti hanno raccontato la storia, vogliamo vedere ognuno. Sì, come viene. Sì. Ma secondo me Figlia Neve è la storia di un disgraziato che va in banca a fare una rapina e va tutto male, viene a sua volta sequestrato da un altro che era lì invece un imprenditore, che era lì invece anche lui un disgraziato. Sono la storia di due disgraziati, uno povero dalla nascita e uno che è diventato povero. E quindi e fin qui siamo, diciamo, una cosa abbastanza consueta. La cosa originale che ti dicevo è che poi scopriamo che questo ex manager, ex disoccupato del 2000, come tanti oggi, in realtà ha una doppia vita, c'ha un amante, c'ha una figlia che scoprirà che lui c'ha un amante uomo e quindi capirà, comprenderà questa cosa. E quindi è la storia di una fuga di un gruppo di persone molto diverse che poi diventano molto simili nelle loro differenze. Sì, io una domanda, quando lei arriva sul set, è il produttore, pensa che la gente lo guarda, nel senso, c'è un distacco perché comunque non è sempre sul set, come reagisce col set, come cerca di entrare nella troupe, nel gruppo? Ma guarda, noi abbiamo una produzione milanese, non so se lo sapete, e a Milano abbiamo iniziato 12 anni fa a fare cinema e il cinema non si faceva, se non sono poche realtà milanese. Per cui diciamo che noi tendiamo a lavorare sempre con gli stessi e io ho un rapporto con la troupe sono tutti amici, persone che conosciamo. Io quando ero in Messico c'era un vecchio macchinista che al mattino ho scoperto che si faceva il caffè da solo con la macchinetta. Allora io tornavo dalla discoteca magari, lui si alzava per andare a lavorare
E io andavo a letto un'ora, mi alzavo, andavo a prendere il caffè con lui e poi andavo sul set. Devo dire che il mio lavoro, cioè se la troupe, il set è ben organizzato, il lavoro del produttore è veramente inutile. C'è un lavoro puramente psicologico, di come un allenatore in una panchina, se la squadra gioca bene. Se la squadra gioca male o c'è un problema, allora sì, tutti i problemi ti arrivano e ti durano 2 anni, mentre invece magari i problemi del set durano 6 settimane, 7, 8. Però insomma io mi faccio vedere il meno possibile sul set, vado durante l'ora di pranzo, sto lì con loro, sto con il regista, sto con... giochiamo a pallacanestro, facciamo delle cose, insomma, ma non c'è mai uno che ti controlla se stai facendo in fretta a mettere la cosa lì, la tendina, le cose, io quella roba lì, no, perché se dovessi avere quell'atteggiamento lì avrei sbagliato l'organizzazione del film. E più o meno ti dico, sono persone, alcune sono nate con noi e alcune che hanno insegnato a noi, a me, a fare questo lavoro, ancora stanno con me, quindi insomma, bene o male è un gruppo che va avanti. Grazie, grazie mille. Fatto?